Salve a tutti, eccoci in un nuovo video. Oggi parliamo di telescopi, quindi finalmente facciamo l'unboxing a questo telescopio smart. Tocco un po' di cose da mezzo, quindi ancora non sono attrezzato del tutto per fare tutti i video, però comunque ci stiamo attrezzando un po' alla volta. Quindi abbiamo questo telescopio che mi è stato donato, quindi senza alcun costo, senza nessun pagamento per fare la recensione, lo dico per essere libero, leale e sincero in quello che sto dicendo, del telescopio Beaver Lab Intelligent Astronomical Telescope TV1, la versione Pro. Sì, TV1 versione Pro. Allora, facciamo questo video di unboxing e vediamo un pochettino cosa c'è in questo scatolo. Mettiamo qui. Ecco qua, sta bene qua. Prendiamo il taglierino e lo apriamo. Qua, piano piano. Questo telescopio, quindi è il primo telescopio smart che dicevo da recensire. Se vi interessano contenuti come questi o di altro, ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per le notifiche, così saprete sempre tutto. Ok? Intanto l'ho aperto. E vediamo cosa inizia a uscire dalla scatola. Allora, dalla scatola abbiamo un bel libro, Hello Universe. Quindi ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Vedete? Quindi spiega un pochettino l'universo. È un libro, deve essere un libro simpatico. Poi lo apriremo e vedremo cosa ci dà questo libro. Intanto facciamo qui. Poi abbiamo la scatola, un'altra scatola, un'ulteriore scatola. Eccola qua. Vedete? Ora cerchiamo di aprirlo. Questo è il telescopio. Può essere controllato completamente tramite smartphone. E c'è un'app che dobbiamo scaricare, installare, e possiamo tranquillamente poi vedere le immagini attraverso il telescopio. Quindi star leveling, level shot, app hotspot, connessione, basso consumo di batteria. E ok. Poi, qui ci fa vedere una dimostrazione, poi qui abbiamo altre informazioni, qui abbiamo, possiamo fare foto e video, con registrare in un click, organizzare o ottimizzare le immagini sfruttando l'intelligenza, questo utilizzato come cannocchiale terrestre per osservare la natura e per diversi tipi di esperienze visuali. Ok, continuiamo ad aprire. Poi qua invece ci indica che allora il telescopio ha una buona apertura, una grande apertura, crea una connessione wifi e ha ottime performance. Allora, le caratteristiche del telescopio, se non erro, è un'80 di apertura, quindi dovrebbe essere abbastanza generoso. Apriamolo, apriamo insieme e vediamo di cosa si tratta. È suddiviso in ulteriori scatole, sempre marcate dall'azienda. Ecco qua, lo mettiamo qui. Così si continua a vedere e vediamo che cosa c'è.
abbiamo aperto. Allora, qui abbiamo una scatola che contiene il treppiedi. Abbiamo un bel treppiedi a tubolare. Le scatole sono anche numerate, 1, 2, e questa qui è la scatola numero 3, penso. Sì, numero 3. Apriamola pure. Vediamo cosa contiene. Allora, questo è il treppiedi. Treppiedi. Sembra stile treppiedi fotografico. C'è i gommini antiscivolo, il vano centrale già tutto collegato, quindi lo sono aperto, può essere steso. Ecco qui, c'è un bel scatto, sì, treppiedi in alluminio. Ecco qua, a tubolare, quindi dovrebbe essere abbastanza fermo. Scatola la chiudiamo, la mettiamo un po' dentro, però prendo il vado così. Poi abbiamo questo qui, vediamo che cosa c'è dentro. Allora, abbiamo il manualetto con la sigla del modello, le misure del pacco, l'ID del prodotto, e ci sono delle spiegazioni che diciamo sono abbastanza semplici, ora vi faccio vedere anche a voi. Allora, ecco qua, cioè ci sono delle indicazioni che sono ben fatte. Mettiamo qui. Mi segui? Quindi spiego per il montaggio. Le indicazioni sono tutte in inglese. Quindi c'è il QR code per scaricare l'app direttamente per iOS e Android. Ecco qua. E sì, ci sono tutta una serie di spiegazioni. Purtroppo è tutto in inglese, vabbè, ma comunque diciamo che è molto semplice da utilizzare. Poi lo vediamo insieme, quindi potete utilizzare questo video come video per il montaggio e poi video, faremo dei video per l'utilizzo del stesso, quindi non c'è nessun problema. Quindi sì, il prodotto peso 6 kg, poi c'è il certificato di garanzia da compilare, scrivere il prodotto, il modello e il numero seriale del prodotto. Quindi ci sono tutte le spiegazioni in inglese, ma sono abbastanza semplici da capire, identificare e quant'altro. Nella confezione qui ci ritroviamo vari supporti, lenti, cioè questo penso sia un supporto per lo, sì, un supporto per lo smartphone, un cavo USB, una rete, quindi sicuramente ci servono per il montaggio. Quindi andiamo avanti, appoggiamolo qui e andiamo al cuore del telescopio. Ecco qua, il vero e proprio telescopio. Tutte le scatole sono prettamente sigillate, quindi per avere la certezza che siete i primi ad aprire questi telescopi, e c'ha anche una bella borsa per il trasporto. Ecco qui, quindi incluso
nel kit abbiamo la borsa per il trasporto. Qui possiamo metterci tre piedi. Così possiamo portare tutto insieme. Quindi è un bel telescopio da viaggio, anche da portare ovunque si vuole. Eccolo qui, questo è lo scatolo. Quindi 500 è una focale di 500 a f6.10. Quindi sarà un 80 mm di apertura. Sì, questa è la versione TV1 Pro. Poi c'è la TV1 Pro Plus, che non so che cosa sia. Vabbè. Comunque, ringraziamo la Bevel Lab per questo video. E per farti scoprire il mondo dei telescopi smart. Ok, no, altro per tanto, questo è 90. Un bel tibone. Quindi è bello coperto, imbottito. Ci sono tutte le protezioni. Ed eccole qua. Ok, questo quindi va così, ma qui sopra ci sono tre fori e poi le vanno a bloccare. Tre fori guida con delle bustine e questo qui, spostavite, va a posizionare direttamente qua sotto. Eccola qui. Anche sul telescopio è scritto il modello. Poi c'è una simpatica bussola qui, non so se la vedete. Ecco qua, la voglio far vedere. Ecco. C'è una bussola qui che vi indica direttamente. È abbastanza funzionante perché effettivamente nord, sud, là, quindi ci troviamo. Sì. E sembra funzionare, perché abbiamo i gradi della latitudine, poi abbiamo il cuore, mentre il cervello di tutto il tubo, l'ottica, sarebbe questa. E infatti la camera, c'è un sensore e questo qui è tutto il cuore. Quindi lo possiamo collegare qui, ma che qui c'è il simbolo del blocco e dello sblocco. Ecco, quando sentite questo click, il telescopio è bloccato. Poi qui abbiamo il focheggiatore, manual focus, ecco qui, infatti MF, che ci fa capire che il telescopio ha una messa a fuoco manuale. Poi ci dice che ci avvisa pure, c'è anche un avviso. Ok, ci sono anche per dei gradi, delle misure, dei simboli di misurazione per orientarci. Comunque si mantiene abbastanza stabile, nonostante che sia non bilanciato correttamente, ma sembra che funzioni bene. Poi vediamo che altro c'è. Mi sa che c'è il cercatore, che anche se non sembra, ma questo c'è il cercatore. Poi vi lascio tutti i link in descrizione per maggiori dettagli. Ok. Sì, cercatore a punto rosso. Quindi si vede direttamente una luce rossa all'interno, questo è il cercatore appunto rosso. Vedete? Ecco qua. La vedete? Ecco. Quindi come tutti i cercatori appunto rosso va allineato il cercatore.
qui si accende e si spegne e si regola l'intensità della luce. Quindi questo qui va posizionato qua sopra, quindi si svita, si allenta un po' la vite per il montaggio, dovrebbe avere una guida e andare, c'ha la sua guida, quindi non vi potete sbagliare, anzi non dovete forzare se vedete che non va subito. Qui, ecco qui, si può bloccare, ecco, sì, ecco qua, qui indica, ci sono delle frecce sullo scopeggiatore, sul cercatore, scusatemi, che indicano come funziona l'allineamento delle dritte. Quindi questa ruota qui muove il laser destra sinistra e questo qui qua sotto sopra sotto, quindi per centrare di allineare il cercatore con il telescopio. Quindi si fa il classico allineamento che siamo abituati a fare con tutti i telescopi. Qui abbiamo anche un filtro solare, eccolo qui. Sì, questo filtro solare fa vedere il sole in arancione, mi sa, quindi poi lo proveremo. Questo qui si toglie, questo tappo qua, e si inserisce qui. Interessante. Un telescopio completo di filtro solare. Poi abbiamo il supporto per lo smartphone, e questa dovrebbe essere la caratteristica del prodotto Pro. Poi analizzeremo bene le differenze tra i diversi modelli. Quindi questo qui si svita per allentare la ghiera di blocco e si inserisce dentro qui. Una volta inserito dentro, ecco qua. Poi possiamo regolarci e spostarlo. Ecco. Possiamo poi far mantenere il nostro smartphone senza nessun problema. Ovviamente lo dobbiamo castrare bene, altrimenti il telefono farà un piccolo botto. Ecco qua. Quindi assicuratevi, questo vale per tutte le cose, sempre di aver chiuso bene il tutto. Questa pallina che fa lo snodo a 180 gradi, anzi 360, che sia dentro. Questo qui serve a regolare lo smartphone, e questo qua lo si mette vicino alla gamba, diciamo a una delle gambe, quello dove vogliamo, dove c'è più comodo. Ok, supponiamo che vogliamo tenerlo qui, eccolo qua, sta bene qua. Tanto lo smartphone ci servirà qui per vedere, ecco, vedete, abbiamo la possibilità di regolare lo smartphone anche qui, guardate, ecco qua. Quindi noi possiamo tenere lo smartphone qui, vedere tutto mentre il telescopio sta facendo il suo. Ora qui abbiamo un foro dove inserire il blocco, penso per l'azimut di sopra sotto. Infatti questo si inserisce qua dentro e si avvita. Ecco qua. Questo ci servirà anche per muoverlo manualmente qualora. E infatti ecco, si blocca. Quindi più stringete più si blocca e non si muove più. Vedete? Ok. Il battere è completamente bloccato. Quindi. Sì. Ecco qui la nostra prima accensione. Basta tenere premuto questo. E ora vediamo un pochettino per l'app come funziona.